Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento che probabilmente non sarà utile a tanti di voi, però siccome mi è stato richiesto da un sacco di persone, ho detto facciamoci il video perché so che questa cosa invece potrà essere utile a tanti altri. Oggi voglio spiegarvi come abbinare tra di loro i colori degli ombretti all'interno di una palette o insomma come combinare diverse palette tra di loro. Se siete già bravi a truccarvi, avete l'occhio per abbinare i colori, questo video probabilmente non fa per voi, ma non vi preoccupate, non dovete guardarlo per forza. Se invece avete difficoltà a creare un trucco con delle tonalità che stanno bene tra di loro, magari vi truccate e poi dite: ah, però questi ombretti che ho abbinato non mi piace come stanno insieme. Forse oggi riuscirete a trovare una soluzione a questo problema. Calcolate che non ci sono delle regole specifiche su come abbinare gli ombretti e diciamo che la cosa generale è che potete fare quello che volete come al solito, potete abbinare gli ombretti di qualsiasi colore vi piace, cioè potete mettere il blu con il giallo, con il verde, con il fucsia, con il marrone, potete creare il trucco che più vi piace. Ovviamente ci sono degli ombretti che stanno meglio abbinati tra di loro, però siccome non posso dirvi con esattezza ogni singolo colore con quale colore sta bene, anche perché diciamo che la cosa è molto soggettiva e fa tanto anche l'occhio che uno ha, cioè alcune persone sono più brave ad abbinare i colori rispetto che ad altri, questa cosa è, cioè, è così. Se ci fate caso, forse ve ne sarete accorti anche voi. Ci sono alcuni che riescono a creare degli abbinamenti wow con i colori, invece tanti altri hanno più difficoltà. Ovviamente non posso farvi 50 miliardi di esempi con ogni singolo colore che ho in tutte le mie palette, quindi vi darò delle linee generali che vi potranno essere utili per creare i vostri abbinamenti. Le due linee generali che voglio darvi sono: una, mantenetevi sulla stessa tonalità, cioè fate un trucco sul grigio, usate tutti i grigi, fate un trucco sul blu azzurro, usate tutti i blu azzurro, ovviamente di differenti intensità di colore. Iniziamo bene con questo video, non riesco a parlare come al solito. Fate un trucco sul marrone caldo, quindi il marrone che tende all'arancione, mantenetevi su quella linea di colore. Oppure cambiamo completamente schema di colori, utilizziamo colori che invece fanno contrasto tra di loro, quindi mettiamo ad esempio nella piega dell'occhio un colore caldo, un marrone parecchio aranciato e poi mettiamo sulla palpebra mobile un viola freddo. Possiamo andare a lavorare in questi due modi. Vi ripeto, gli accostamenti sono infiniti, però seguendo queste due linee generali riuscite a fare degli accostamenti, riuscite a fare un po' l'occhio sui diversi colori accostati insieme e poi riuscirete a creare gli abbinamenti che più vi piacciono. Partiamo dal caso più semplice in assoluto. Avete una palette che è stata composta per realizzare un trucco, cioè in realtà con questa palette potete creare tanti look diversi, a partire da un trucco super naturale per il giorno, a uno smokey eyes nero, a un trucco di media intensità, insomma potete fare tanti look diversi con questi, quanti sono? 6 ombretti. Sono stati creati per lavorare bene insieme tra di loro, quindi se prendete il rosa con il marroncino più chiaro sta bene, se prendete il nero con il colore più chiaro sta bene lo stesso, se li usate tutti insieme stanno bene lo stesso tra di loro. Queste palettine sono fatte proprio per questo, cioè semplificano ad una persona, diciamo, la cosa di accostare i vari colori tra di loro proprio per risolvere il problema di chi non è capace ad abbinare gli ombretti. Facilissimo, questa è la cosa più semplice che può capitarvi. Andiamo su una palette che è sempre composta da ombretti più o meno tutti sulla stessa tonalità, però come vedete qui andiamo sul violetto. Ad eccezione di questo rosso opaco e del viola super freddo che c'è qui, gli altri colori si abbinano benissimo tra di loro, quindi prendete uno scuro e un chiaro, va bene. Li miscelate un po' tutti insieme, va bene lo stesso, perché più o meno sono tutti sulla stessa tonalità. Questi sono i casi più semplici che possono capitarvi. Ora, passiamo ad una palette che ha più ombretti all'interno, quindi andiamo su questa qui, ad esempio, di Jaclyn Hill, che sapete adoro. Se cercate una sola palette da comprare per tutta la vita, prendete questa perché credetemi, non ve ne pentirete, non sapete in quanti mi hanno scritto: Giulia, l'ho comprata, non so come ho fatto a non comprarla prima. Grazie del consiglio perché è fantastica. Comunque,
vedete che questa palette ha tanti colori all'interno. Se avete l'occhio, fate boom, prendo questo, questo e quest'altro e ho fatto il mio trucco super figo. Altrimenti mi rendo conto che una persona apre questa palette e dice: ok, da dove inizio? Come abbino questo verde? Come abbino questo marroncino arancione? Cioè, come faccio a creare un trucco con ombretti che stanno bene tra di loro? Prima cosa da notare, questa palette è semplificata anche avendo tanti colori all'interno, perché i colori sono disposti dal più chiaro al più scuro. Quindi se cerchiamo di fare una sfumatura, ad esempio, partiremo dal colore più chiaro e andremo ad intensificarla sempre di più verso un colore più scuro. Quindi diciamo che in questo senso è semplificata. Se invece prendiamo una palette del genere, ho tante palette di Morphe qui davanti a me da farvi vedere. Se prendiamo una palette del genere, vedete che gli ombretti sono scombinati tra di loro, cioè non sono messi dal più chiaro al più scuro, ma qui c'è un po' di blu-azzurro, qui c'è il verde, qui c'è un po' di fucsia-arancione, marroncino, insomma, sono un po' mescolati tra di loro, quindi se cerco di abbinarli, in questo caso sarà ancora più difficile se non so già come fare. Iniziamo però dalla palette di Jaclyn Hill. Quello che vi consiglio di fare è di iniziare dalla sfumatura, quindi se pensate a come facciamo la sfumatura, prendiamo un colore chiaro, sarà il nostro colore di transizione. Per chi non lo sa, il colore di transizione è quello che ci aiuta a, diciamo, sfumare il colore che mettiamo più scuro verso il colore di pelle, quindi è il primo colore che applichiamo nella piega dell'occhio, quello si chiama colore di transizione. Ovviamente per una pelle chiara come la mia, il colore di transizione sarà una cosa del genere. Se avete una pelle sempre più scura, dovete andare su un colore di transizione adatto al vostro colore di pelle. In questo caso, me la metto così, forse è più facile da pensare, in questo caso prenderò il mio colore di transizione e poi piano piano prenderò un colore sempre più scuro andando fino all'intensità di colore che voglio, quindi se voglio scurire fino al nero, ovviamente arriverò fino al nero, altrimenti mi fermerò prima. Adesso la cosa che c'è da notare qui è capire di che tonalità vogliamo che sia la nostra sfumatura. Quando lavorate nella sfumatura, quando lavorate i colori nella piega dell'occhio, vi consiglio, anche se state facendo un trucco colorato, quindi sul blu, sul viola, sul verde, iniziate sempre con un colore che si avvicina al vostro colore di pelle, perché in questo modo l'ombretto, anche se il colore quando lo applicate in realtà non si vede così tanto, però quando lo mettete, quando ci mettete sopra gli altri colori, il colore di transizione aiuterà a sfumare meglio gli altri ombretti che ci vanno sopra. Quindi iniziate sempre con un colore di pelle, tenete a mente che se volete rimanere come tonalità della piega dell'occhio su un colore freddo, ovviamente dovrete andare su un colore che sia leggermente più rosato, in questo caso questo, non so se vedete tanta differenza tra questi due, però questo è leggermente più rosato, questo è leggermente più giallino. Se vogliamo la piega dell'occhio più fredda, andremo su un colore del genere, viceversa se la vogliamo più calda andremo verso un colore del genere. Oppure se vogliamo fare un trucco che è diciamo proprio tanto sul viola, sul rosino, andremo in questo caso su un colore tanto freddo e rosino come può essere questo colore qui, opaco, però vedete, è sempre un colore molto chiaro, cioè per me. Ovviamente se avete un colore di pelle più scuro dovete usare qualcosa di più scuro. Proseguiamo a creare la nostra sfumatura. Ora, vogliamo rimanere sulla stessa tonalità? Sì, proseguiamo su un colore che sia freddo. Qui contengono sempre un po' di arancione questi colori, però diciamo proseguiamo su un colore caldo che è più facile in questa palette. Andiamo, quindi abbiamo messo il giallino, facciamo questo esempio, abbiamo messo il giallino, vogliamo qualcosa di caldo, proseguiamo con un colore del genere, ok? Un colore che sia sempre della stessa tonalità ma un pochino più scuro. A questo punto dobbiamo decidere, vogliamo rimanere su tonalità marroni poco calde? Sì, andiamo su un qualcosa del genere, altrimenti se vogliamo che la nostra piega viri più sull'arancione possiamo andare su un colore così, però abbiamo già creato una base abbastanza neutra, quindi qualsiasi colore ci andiamo ad applicare sopra ci starà bene lo stesso. Se avessimo utilizzato un colore grigietto come quello che vi ho fatto vedere in quest'altra palette, non possiamo applicare un arancione su un grigietto perché verrebbe un effetto strano. A quel punto andremo a prendere
un colore, ad esempio, sempre sul violetto, perché ci sta meglio abbinato insieme. Quindi diciamo che come linea generale mantenetevi sulle tonalità di colore del colore più intenso della piega. Quindi se volete un arancione, non partite con un grigio, partite con un marroncino leggermente arancione, che poi possiamo virare, cambiare colore nel... cercherò di spiegarmi meglio. Possiamo anche cambiare colore nel punto di intensità, quindi facciamo tutta la piega sull'arancione, ci piace però un marrone freddo, quindi grigietto, come punto di intensità, possiamo metterlo. Il modo migliore per capire se i colori si accostano tra di loro è sperimentare. Non c'è una... se non avete l'occhio per abbinare i colori, non ci sono linee guida che potete seguire. Sperimentate, se vi piace l'effetto, il giorno dopo lo rifarete, se non vi piace l'effetto, non fa niente, il giorno dopo proverete qualcosa di diverso. A questo punto abbiamo creato una sfumatura nella piega dell'occhio su una tonalità arancione, rimanendo su questo esempio. Ora, possiamo fare due cose. Uno, mettere un colore sulla piega sulla palpebra mobile che sia sulla stessa tonalità. Quindi ad esempio possiamo prendere un oro caldo, che è questo qui a base giallina, oppure possiamo andare a fare contrasto con un colore molto freddo, come può essere ad esempio questo viola qui, come può essere anche questo grigietto argento qui. Anche il contrasto è molto molto bello da vedere. Quindi non vi preoccupate se avete fatto la piega di una tonalità e la palpebra mobile di un'altra, perché i due colori comunque stanno bene tra di loro. Dovete soltanto lavorare un pochino in modo che non si veda troppo lo stacco tra i due colori. Altra cosa molto bella che potete fare è realizzare la parte superiore tutta di una tonalità, come ho fatto ad esempio io oggi, vedete, tutta sul marrone freddo, che però nella piega dell'occhio qui c'è un pizzichino di arancione, e poi magari mettere un colore che faccia contrasto nella parte inferiore, quindi tutto marrone sopra, un bel verde, un bel azzurro nella parte inferiore. Anche questo è molto bello, anche qui vedete stiamo lavorando sui contrasti. Un'altra cosa che potete fare per rendere il vostro trucco più particolare, una volta che avete applicato il colore su tutta la palpebra mobile, è prendere un colore sempre della stessa tonalità ma più chiaro e metterlo solo al centro della palpebra. È quello che ho fatto io oggi. Ho preso questo colore qui, che è una specie di marrone bronzato. Poi ho preso un pizzichino di questo oro, che vedete più o meno è sempre sulla stessa tonalità. L'ho preso con il dito e l'ho sfumato leggermente qui picchiettandolo al centro della palpebra. Passiamo invece all'angolino interno dell'occhio. Anche qui potete andare di colore abbinato o di colore che faccia contrasto. Quindi abbiamo realizzato il nostro trucco sull'arancione. Prendiamo un colore chiaro, champagnino, ad esempio questo qui è a base gialla. Oppure prendiamo un colore freddo a base grigia, questo è tipo un bianco freddo, e andiamo a fare quel contrasto che rende il trucco un pochino più particolare. La stessa cosa, ragazzi, vale per qualsiasi palette, cioè ho questa, ok, parto dal mio solito marroncino nella piega dell'occhio, voglio un trucco, vedete, questi sono abbastanza arancioni come marroni, però voglio un trucco più particolare, cioè non voglio un trucco monotono, tutto sul blu, tutto sul verde. Quindi inizio con il marroncino arancione nella piega dell'occhio e poi vado con un bel azzurro, con un celestino sulla palpebra mobile o nella parte inferiore. Oppure, non lo so, metto il marrone, mi mantengo su questa scala di marrone, però poi vado ad aggiungere un pizzico di colore con questo rosso, con questo viola, prugna, fucsietto, diciamo, con questo colore qui. Ancora una volta qui abbiamo, questa è la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, qui abbiamo una palette monotono, cioè in questa palette, diciamo, gli ombretti mischiati tra di loro più o meno stanno tutti bene, quindi quello che fate, fate, è davvero difficile sbagliare. Passando invece alla Norvina, questa palette è più particolare. Questa palette, se ci fate caso, ha sia tonalità fredde sia tonalità calde, quindi ad esempio in questa palette vogliamo mantenerci su delle tonalità calde, andremo a lavorare con questo colore qui, magari aggiungiamo un pizzico di questo terracotta rossiccio nella piega dell'occhio e poi andiamo con un bell'oro sulla palpebra mobile. Vogliamo mantenerci su tonalità fredde, andiamo con il viola e anche qui c'è un altro viola.
possiamo miscelarle tra di loro, quindi mettere un colore caldo nella piega dell'occhio e poi mettere un bel colore freddo sulla palpebra mobile. Anche in questo caso il trucco sarà molto bello. Come fate a scegliere qual è il trucco più appropriato a voi? A parte potete seguire tutti i consigli che vi do in tutti gli altri video, come abbinare gli ombretti in base al vostro colore di occhio, basta che andate a guardare gli altri video, ci sono miliardi di consigli su questo canale, oppure potete andare in base al vostro piacimento, quindi vi piace il viola, vi truccate di viola, vi piace l'azzurro, vi truccate di azzurro, più semplice di così non si può. Ok ragazzi, vi ho fatto degli esempi così magari potete capire meglio o comunque potete vedere in modo visivo quello che sto cercando di dirvi. Partiamo dal primo esempio, che è questo qui. Guardate, sono tutte tonalità sul marrone caldo, ad eccezione di questo colore qui. Vedete, parto da un marroncino leggermente aranciato, vado su un marroncino, questo è leggermente più freddo, però diciamo contiene sempre un po' di arancione. Proseguo sull'arancione, vado a scurire con un colore freddo, continuo con un colore caldo, un bell'oro, e faccio il punto luce con uno champagnino giallino, quindi vedete più o meno mi mantengo sempre sulla stessa tonalità. Passiamo al secondo esempio, che è, vediamo, questo qui. Ok, partiamo con, vedete, un grigietto leggermente rosato, proseguiamo con un marroncino rosino, andiamo su due colori, due violetti che sono freddi, e poi continuiamo un colore freddo sulla palpebra mobile e andiamo a fare il punto luce con un bel bianco freddo, anche questo qui. Ancora una volta ci siamo mantenuti sulle stesse tonalità. Oppure, terzo ed ultimo esempio, lavoriamo completamente di contrasto, quindi iniziamo, vedete, con un marroncino a base calda, proseguiamo con un bel arancione, continuiamo con un marrone più scuro ma sempre a base calda. A questo punto sulla piega dell'occhio cambiamo completamente, quindi andiamo a lavorare con un colore completamente opposto all'arancione, che è il blu azzurrino, vedete questo colore qui. Facciamo il punto luce con questo colore, spero che lo vediate perché è molto molto bello, con questo colore qui. Questa è una specie di, diciamo, neutro, se vogliamo definirlo così, nel senso che contiene sia un po' di rosa sia un po' di giallino. Quindi vedete, monocolore sulla tonalità calda, monocolore sulla tonalità fredda, contrasto. Se volete vedere se gli ombretti stanno bene tra di loro, basta che fate qualche swatches sul braccio, sul vostro polso, e a questo punto potrete decidere se accostati insieme i colori vi piacciono oppure se vi fanno proprio schifo e quindi non li volete abbinare in quel modo. Questo è l'unico modo in cui potete provare, potete sbizzarrirvi e creare le combinazioni che più vi piacciono, ci sono infinite combinazioni che potete creare con una singola palette, anche con una palette così piccola, potete creare davvero tantissimi, tantissimi look diversi. La cosa che spero che abbiate capito è che non dovete bloccare il vostro artista interiore. Provateci, se non vi piace al massimo vi struccate, ragazzi, tanto è trucco, va via con un po' di acqua e un po' di struccante, oppure potete comunque portarlo e semplicemente il giorno dopo farlo in un altro modo se non vi è piaciuto, o se invece avete trovato la combinazione che davvero vi fa impazzire, potete continuare su quella strada. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, se così è stato ricordatevi di mettere, come al solito, un bel pollice all'insù. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e fatemi sapere con un commentino qui sotto se questo video vi è piaciuto oppure no. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!